Eccoci, Affari Italiani torna nella splendida cucina di Andrea Berton, stella Michelin confermata anche nel 2016, e poi la mia opinione è che siano stati un po' strettini perché la crescita meritava qualcosa di più, ma questa è l'idea mia, per qualche suggerimento sui menù delle feste, per capire cosa si mangerà il giorno di Natale al ristorante di Andrea Berton, che è aperto per il pranzo di Natale, quindi pranzo di Natale stellare. Andrea, intanto domani qualche anticipazione sul giorno di Natale in cucina da Andrea Berton. Come hai visto, stiamo facendo le preparazioni sia per la vigilia che per il pranzo di Natale. Sul pranzo di Natale ho pensato a un menù dedicato alle feste, perché mi sembrava giusto legarlo a questo bel evento natalizio, e quindi presenterò come antipasto un ingrediente che si collega molto al Natale, che è la gallina. Una gallina che viene cotta in brodo e servita con caviale Calvisius e un radicchio. Ricordiamo che Calvisius è un produttore italiano della provincia di Brescia, grandissima qualità in Italia. In Italia, ecco, quindi valorizziamo i prodotti italiani innanzitutto, e servito anche con un radicchio che si chiama la Rosa di Gorizia, che è un radicchio che si presenta a forma di rosa, carnoso e molto gustoso, che si trova solamente nel periodo invernale. Quindi questo abbinamento con gallina, caviale Calvisius e rosa di Gorizia. Si sentono dei profumi, non si sentono attraverso l'intervista, ma vi garantisco che sono straordinari. E poi farò anche in questo caso un piatto invernale dedicato a questa stagione. Ci sarà un risotto con scalogno cotto nel sale, una riduzione di vino rosso, diremo un Barolo in questo caso. Faremo anche una crema di scalogno e una polvere di foglie di cime di rapa essiccate. Quindi ci sarà un riso che avrà questi contrasti, questi gusti dolce, amaro, diciamo l'acidità del vino che viene fatto ridurre, quindi un insieme di sapori molto, molto invernali. Beh, interessante, anche se questo inverno è un po' caldo, ma fa piacere gustare anche i sapori della tradizione. E questa è la parte del nostro menù di Natale. Terminato il pranzo di Natale, il ristorante lo chiuderemo e apriremo l'8 gennaio la sera. Quindi per tornare ad Andrea Berton, dall'8 di gennaio, via libera. Senti, qualche suggerimento per quando tu sarai chiuso, quindi non potranno venire qui i nostri lettori, ma magari saranno a casa, il cenone di San Silvestro. Il cenone di San Silvestro, prevedere secondo te? Andate tutti a mangiare al ristorante, perché i ristoranti che saranno aperti vi faranno divertire, vi faranno mangiare soprattutto molto bene, perché in Italia abbiamo ristoranti buonissimi, ristoranti che ti permettono di vivere un'esperienza. Quindi questo è il mio consiglio. Se giusto, poi qualcuno rimane a casa e decide di fare il San Silvestro a casa e cucinare a casa, il mio consiglio è usare sempre il buon senso quando si fa qualsiasi piatto. Può essere anche una semplicissima spaghetti al pomodoro, cappelletti in brodo. Ecco, diamo una cosa, con cosa lo facciamo il brodo di cappelletti? Il brodo di cappelletti lo facciamo con il capone, quindi un brodo di capone. Si prendono dei caponi rustici, caponi diciamo allevati da qualche contadino, quindi se qualcuno conosce i contadini che allevano i caponi, prendere quelli perché sono più gustosi, la carne è più soda, quindi è più buona anche, quindi ti dà la possibilità di ottenere un brodo più gustoso. Questo è quello che suggerisco a chi magari rimane a casa e fa il giusto, quindi il cenone, attenzione alla provenienza, alla qualità del prodotto, alla valorizzare prima i nostri produttori italiani. Giusto. Senti, Andrea, com'è andata la cena che hai fatto per la prima della Scala? La cena che abbiamo fatto per la prima della Scala, noi abbiamo pubblicato questo tuo menù di 7 piatti. È stata recepita molto bene, non me l'aspettavo, perché noi siamo un po' lontani appunto da Piazza della Scala, e dalla Scala abbiamo fatto il primo anno dopo Scala in Porta Nuova, ex Varesine. Credo valorizzando questo luogo meraviglioso dove hai scelto di essere, che è il nuovo centro di Milano, diciamo la verità. I nostri clienti abbiamo apprezzato, e circa una trentina di persone quella sera dalla Scala si sono spostate al ristorante per venire a assaggiare il nostro menù dedicato. Bene, giusto. Quindi siamo giusto, rimasti contenti del risultato. Senti, l'ultima cosa, cambiamo argomento, parliamo un po' di calcio. Tu sei un milanista convinto. Dice Mihajlovic nel 2016 una nuova squadra,
anche se il fondatore dice il bilancio deve essere a costo zero, però si recupereranno gli infortunati, Balotelli pure. Come vedi questo Milan e che piatto dedichi a Galliani e a Mihajlovic? Vedo questo Milan in crescita, quindi mi aspetto nel 2016 dei risultati importanti, dei risultati che ci faranno anche divertire noi tifosi. E quindi beh, Galliani gli dedico il piatto che lui ama di più, che il risotto alla milanese, il midollo di ossobuco, quindi questo piatto che ama mangiare. Mihajlovic non lo conosco a livello gastronomico, mi sembra... Lo invitiamo ovviamente da te, appena torna dalla vacanza in Serbia lo portiamo qua. Molto preparata anche nel food, e quindi gli dedicherei il mio piatto che io amo molto, che sono i canestrelli con la liquirizia, quindi qualcosa di contrastante, perché anche nel calcio l'allenatore deve creare dei contrasti che poi dopo servono a far vincere. Basta che i contrasti non facciano infortunati. Poi. No, contrasti che facciano vincere la partita. Grazie Andrea Berton, tanti auguri da Affari Italiani e da parte mia. Ovviamente ci rivediamo quando riapri e continuiamo a raccontare la tua straordinaria cucina. Grazie da Affari Italiani, buone feste.